Amiche e amici di GCN Italia, ben ritrovati per l'ultima tappa della Parigi-Nizza 2020, in quanto l'ottava tappa è stata annullata. Vediamo quindi il percorso da Nizza a Val de Bloire-la-Colmienne. Si arriva su una salita di 16 km, quasi al 7% di pendenza media, è sicuramente la tappa più dura di questa Parigi-Nizza. Il percorso prevede anche un gran premio di montagna di prima categoria, il Col de Vence, poi due di seconda categoria e due sprint intermedi. Ci si aspettava una partenza aggressiva e così è stata. Sono andati in fuga corridori di ottimo livello come Julian Alaphilippe, Thomas De Gendt, ma anche Alberto Bettiol in supporto Egita, Nicolai De per vincere la maglia dei Gran Premi della Montagna, Anthony Perez che qui viene ripreso in supporto proprio De e Jean Auriel Paré Peintre della Gédozer Mondiale. Qui vediamo Alberto Bettiol che va a portare via un secondo di abbuono a Julian Alaphilippe. E qui come uomo ponte per Higuita, Julian Alaphilippe invece cerca di vincere la tappa e guadagnare qualche posizione in classifica generale. Dietro il team Bora che gestisce la situazione con Conrad e Grosschartner che nonostante in classifica dà una mano a Schachmann per controllare la situazione. Inizia la salita, si dirige dal traguardo e Bettiol saluta tutti, aspetterà dietro il gruppo dei migliori. A neanche un chilometro dall'inizio della salita Thomas De Gendt ha deciso di fare il Thomas De Gendt dei tempi migliori, stacca tutti e se ne va da solo con il 53 su questa salita pedalabile adatta alle sue caratteristiche. Dietro ci prova Guillaume Martin, il primo attacco tra i corridori più forti in salita, il gruppo si sgretola un pochino, Grosschartner perde contatto dei migliori con la Trek Segafredo che inizia a fare l'andatura con Elizonde che va a riprendere Guillaume Martin, dietro di lui Ricci Porte e poi Vincenzo Nibali, controllati da Schachmann, Tish Benoit, sono vari corridori ancora della Sunweb presenti. Un tratto di strada leggermente più duro, prova ad avvantaggiarsi Romain Bardet, dietro Elizonde termina il suo lavoro, Ricci Porte inizia ad aumentare l'andatura per portarsi sul corridore francese Nibali, è pronto in rampa di lancio ma la faccia non è delle migliori, anche Schachmann è stanco, sembrano un po' tutti al limite. A 4 dall'arrivo Nairo Quintana versione 2020 parte con il 53 sui pedali, davvero scalatore, stacca tutti e si invola verso l'inseguimento di Thomas De Gendt che è l'unico corridore rimasto ancora davanti con 30 secondi. Ricci Porte termina il suo lavoro e perde contatto, rimangono solo questi corridori, l'inseguimento di Quintana e De Gendt, ci prova Nibali con Pinot, lo inseguono Higuita, Tish Benoit e Schachmann con le maglie bianca, verde e gialla rispettivamente. Intanto Quintana va a prendere e infrangere i sogni di vittoria di Thomas De Gendt, Quintana adesso è tutto solo al comando con 48 secondi di vantaggio, a 1,2 km, però ci prova Tish Benoit che è secondo in classifica generale, Schachmann deve stare molto attento. È bravo a sfruttare il lavoro di Higuita che in questo caso gli dà un grosso supporto. Nairo Quintana va a vincere sull'arrivo di La Colmienne dopo 4 ore e 27, si aggiudica l'ultima tappa della Parigi-Nizza e la quinta vittoria stagionale, pensate, per Nairo Quintana. Tish Benoit a tutta cerca di guadagnare più secondi possibili su Schachmann per la classifica generale, la maglia verde intanto è sua con questo secondo posto consolida il primato. Niente da fare però per la generale, Thibaut Pinot si porta dietro tutti i migliori, Higuita, Nibali e Schachmann che chiude con un ritardo che gli permette comunque di andare a vincere la classifica generale confermando la maglia gialla. Schachmann stremato, ha dato veramente tutto su un percorso non proprio adatto alle sue caratteristiche. Intanto Quintana, rinato, stavo dicendo non avrei mai pensato che al 14 marzo il corridore colombiano avrebbe vinto già 5 corse in questa stagione, fantastico, il cambio di squadra gli ha fatto proprio bene. Quintana su Benoit a 46 secondi e Thibaut Pinot a 56 secondi. Vediamo la classifica generale, o meglio il podio, con Schachmann che vince la Parigi-Nizza, al secondo posto Tish Benoit che vince anche la maglia verde, al terzo posto il giovane Higuita che vince anche la maglia bianca di miglior giovane. Al quarto posto ottimo Vincenzo Nibali, al quinto Pinot, poi Quintana che guadagna parecchie posizioni, poi Rudy Mollard, Tanel Kangerd, Grosschartner che ne cede parecchie e Craig Andersen chiude la classifica. Vince la maglia Poix come anticipato Nicolai De che oggi è stato in testa ai primi tre Gran Premi della Montagna vincendo matematicamente la classifica. Il team Sunweb vince invece la classifica a squadre, si è dimostrata molto solida durante tutta la settimana. Si conclude qui la Parigi-Nizza, non ci sono altre corse importanti in programma in Europa, almeno fino al 4 aprile, speriamo che la situazione possa migliorare e il grande ciclismo possa ripartire. Per ora vi ringrazio per averci seguito e alla prossima, ciao!